Ragazzi, bentornati su Uplay, io sono sempre Francesco e questo è il nostro covo di matti. Andiamo a finire, cerchiamo di finire il livello e andare avanti con il gioco, con il prossimo ospedale. Per andare avanti col livello, bisogna portare il nostro ospedale a livello 6. Adesso stiamo al 4, quindi abbiamo ancora bisogno di delle migliorie. Come possiamo fare? Innanzitutto potremmo migliorare gli studi, cioè le stanze che abbiamo, come per esempio questa. Questa è di livello 3, che va bene. Per esempio questa, che è di livello 2, questo bagno lo potremmo migliorare. Mettiamo soggetti, vediamo gli oggetti che possiamo mettere all'interno del bagno, anche se non ci sono molti posti. Per esempio potremmo mettere un orologio. È sempre l'ora di andare al bagno, però se... Signorina, ma lei può parlare un po' di meno, per favore? Io vorrei fare un gameplay. Mettiamo la sana alimentazione, casomai qualcuno ha disturbi per andare al bagno. Ah, è l'igienizzatore. Questo lo compriamo. Disinfettante per le mani, perché è più piccolo di questo. Come potete vedere, qua non entra, quindi posso prendere questo, mandarlo a casa. E metterne due di questi. Ottimo. Ok, ah no, aspetta, adesso che livello è? Livello 3, perfetto. Miglioriamo ancora. Potremmo aggiungere qualche decorazione a questa stanza. Se ci si clicca sopra e si mette soggetti, non va a fermare la stanza. L'operato ancora è in funzione, come vedete, c'è il signor lampadina qua che verrà cambiato. Però possiamo aggiungere delle cose, intanto che... Tipo, una bacheca per gli appunti. Certificato che questa struttura è conforme, lo mettiamo proprio davanti. Un orologio per vedere i turni. L'armadietto non costa niente e noi ne mettiamo uno qua. Ottimo. Quindi adesso è di terzo livello. Sì, sta aumentando perché prima era di livello 4, adesso è 5. Quindi cambiamo pure la corsia. Andiamo a mettere un altro armadietto se c'entra. E c'entra. Andiamo a mettere il manifesto della sana alimentazione. Una bacheca per l'infermiera. Ah, questo è buonissimo. Monitor da parete. Questo, oltre a aumentare il prestigio della stanza, aiuta a curare i pazienti. Quindi, sempre meglio mettercelo. Quindi, bene. Ma non benissimo, visto che dobbiamo arrivare a 6. Questo lo modifichiamo e lo portiamo di qua. Aumentiamo le stanze. Questo lo lasciamo qua. Ok, e qua facciamo un altro ufficio. Aspetta, per adesso tu metti di qua. Qua facciamo un altro ufficio. Mettiamo un'altra stanza, la facciamo gemella. Anche se non possiamo, visto che ha degli oggetti che io non ho ancora. Facciamo più simile possibile. Mettiamo le finestre. Ok, no, questo magari no. Mettiamo qua. È di livello 2 questa stanza, quindi miglioriamola ancora. Mettiamo un'altra pianta qua. Adesso è livello 3. Ok. E prendiamo un altro dottore. Assumo. Medico qualificato. No, questo che è molto più utile qua dentro. Andiamo a vedere i suoi compiti e diciamo che deve fare soltanto diagnosi. Qua adesso abbiamo un altro spazio e possiamo fare sia una zona d'attesa che un'altra stanza. Vediamo un po'. Diagnosi generale. Che pensavo di aver messo, invece no. Quindi qua. Mettiamo questo qua e il lettino qua. Poi schedari come se non ci fosse un domani, un estintore,
non voglio nessuna perdita. Piante come se fosse un bioparco. Certificato che funziona. Un orologio per i turni. Una bella bilancia che è sempre utile e basta così. Qua servirà un infermiere, quindi assumiamone uno. Questo. E siamo passati. Ci ha sbloccato un altro ospedale che adesso andremo a vedere, la stanza della cardiologia per la diagnosi e la svitatrice 2. Allora, qua facciamo un bagnetto, facciamo pure un'altra stella? Te direi di sì. Il signor Josworth ci ha inviato una relazione della sua recente visita. Sono 30 pagine, quindi non l'abbiamo letta. Mi pare giusto. Ma la parte finale dice: una delle migliori strutture sanitarie della contea diventerà una delle mete preferite dai malati. Ottimo lavoro, preferite. Non vorrebbero venirci, però va bene. Una relazione incoraggiante che fa. Queste sono carinissime, cioè pure i testi sono belli. Un quartetto vocale del posto chiamato Morti di Fama è convinto di dover partire per il tour mondiale. Non hanno nemmeno affidato a qualcuno la gestione della loro bottega da barbiere. E questo vi fa capire tutto. Le famiglie li stanno invitando a curare le loro rapsodite. La loro rapsodite, gli hanno dato pure un nome, è bellissimo. Se li curiamo saremo ricompensati, li facciamo mandare qui, certo. Per aumentare un'altra stella dobbiamo migliorare due macchinari e lo faremo. Questo non migliora. Migliora questo. Migliora, va. Questo è da migliorare, no, è già migliorato. Devo possedere tre edifici. Adesso ne compro subito un altro. Che compro questo. E devo portare il livello dell'ospedale a 8. E quello si fa strada facendo. Però per migliorare i macchinari abbiamo detto questo qua. Questo si può migliorare e migliora anche questo. Prendiamo un inserviente che vedo che c'è da lavorare. Inserviente, allora. Manutenzione meccanica e felicità, come si chiama questo tratto? Intelligenza emotiva. Ottimo. Qua andiamo a mettere delle sedute. Facciamo questa zona d'attesa, va. Telefono. Le piante, dove sono? Distributore di bevande. Un cassonetto, ovviamente. Non lo posso mettere qua. Lo metterò qua. Piante. Qua mancano piante. Ok. Anche qua. Ah, perché stanno giù, ok. Quindi, visto che si stanno appassendo, diminuisce la loro area di influenza. E quindi io assumerei un altro inserviente. Questo. Instancabile, felice. Va benissimo. Ah, non c'è il dottore qua dentro. Quanti psichiatri abbiamo? Ne abbiamo due. Stanno tutti e due in sala relax. No, tu devi venire con me. Lavora. Ah, soprattutto adesso c'è il quartetto Morti di Fama. Guarda che belli. E poi non c'è nient'altro da fare che migliorare la struttura. Perché se no non passiamo di livello. Questa
la modifichiamo, perché a questo punto questa la possiamo spostare. Qua ci possiamo mettere la porta e questo lo mettiamo di qua e lo lasciamo qua ovviamente. Ok, quindi qua adesso posso costruire, vediamo che stanze ci sono, che mi mancano. Cardiologia l'ho appena fatta, vero? No, non l'ho fatta cardiologia e quindi la faremo. Così. Qua mettiamo il tapirulan. Un paio di finestre. No, una basta. Il monitor che è utile anche per migliorare la diagnosi. Schedari. Sia mai un cassonetto, sia mai un estintore. Piante. Certificato. Una bella bacheca per l'infermiere potrebbe essere utile. E un orologio. Nuova malattia. Ah, vediamo un po'. Labbra freudiane scoperta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, labbra freudiane, la tendenza di fare troppo la boccuccia di fronte alla macchina fotografica. Satira. Nasce da un accumulo di pensieri lascivi della corteccia cerebrale. Uno psichiatra deve utilizzare un rubinetto subconsciente per travasare i pensieri in eccesso in un bencher, dopodiché possono essere tranquillamente inceneriti. Invieremo un paziente alla terapia verso psichiatra. Perfetto. Forse questo lo devo fare più piccolo, la cardiologia. Sì, la modifico di uno. Nuova malattia, alito insolente scoperta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, alito insolente. Quando il paziente apre la bocca succedono cose orribili. Lo si contrae bevendo acqua di lavabo o dal water. Invieremo il paziente alla terapia verso farmacia. Benissimo. Ora andiamo a vedere. Se si clicca sulla porta. Si va a vedere subito la coda dei pazienti di tale ufficio. E qua stiamo a posto. Di conseguenza, io direi che a stanze stiamo messi bene. Tranne la psichiatria, forse è da aprirne un'altra di psichiatria. Qua non c'è nessuno in coda. No, apriamo una psichiatria. Di qua sempre. L'avevo accorciata quella per questo motivo. Se adesso metto una stanza di qua, non ho problemi. Ok, lettino. Questo lo possiamo mettere anche a 45. A sto punto lo mettiamo. Una bella libreria che fa sempre intellettuale. No, questo non serve a niente. Cioè, più che altro non ha senso. Mettiamo la macchia. Certificato che è un vero psicologo. Te la mettiamo davanti così. No, non è uno psicologo, è un psichiatra. I disegni dei pazienti, i disegnini. Orologio per vedere la tariffa. Sono tentato di prendere questo caminetto. Allora, aumenta solo il prestigio della stanza. Allora no. Però scaffale diagnostico è interessante. Pure lo scaffale terapia. E noi sblocchiamo lo scaffale terapia. Molto carino. Ok, però servirà un dottore psichiatra. Andiamo a vedere i premi di quest'anno. Allora, io
ti direi aprili tutti, tutti insieme, vai. Parecchi. Ospedale più prestigioso, datore di lavoro dell'anno, ringrazio sempre. Assistente dell'anno, perfetto. Allora, assumiamo un infermiere che sono pochi, se non la smetti. Oh, il top del top. Molto interessante. E anche un dottore psichiatra, anche se questa è inesperta. Ma scusami, ora, vabbè, è un gioco, però c'ha una padella in testa. Che diagnosi gli puoi fare? È ovvio che è da levare la padella. Vabbè. Andiamo a fare l'ultima stanza sperando che arriveremo con questa a 8. E ok, e infatti con questa stanza ci ha dato un'altra stella. E direi che per questo ospedale la finiamo qua. Ah, ci ha dato pure una carriera, quindi che ci dovrebbe dare dei punti per sbloccare gli altri oggetti. Migliora 5 macchinari, fatto. E presi 100K, che non so male. Andiamo a vedere di che parla il paesino di Fluttering e vediamo il da farsi. Sviluppo staff. Per ottenere il massimo del nostro staff dobbiamo formarlo e promuoverlo. Quando qualcuno ha accumulato abbastanza esperienza sul lavoro e ha ricevuto un po' di formazione, sarà pronto per essere promosso. Così facendo, le sue abilità aumentano e potrà imparare una nuova qualifica. Potrebbe anche richiedere un aumento di salario, vabbè, certo. Ma prima ci servirà una licenza di formazione. Il ministro della Salute ce lo lascia solo se abbiamo un ospedale bello e figo, riprendi. Quindi cominciamo sempre dalla sala di accettazione che sta in oggetti. Accettazione, qua davanti. E no, io direi che stoppiamo qua. Quindi, se vi piacciono i distributori di bibite, i giochi gestionali e i giochi da tavolo, mettete like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.